Ehi, ora vedrete come appare effettivamente la sabbia sotto ingrandimento? Che cosa di particolare una comune polvere? È la copertura di una delle creature acquatiche più strane. Per prima cosa abbiamo bisogno di una patata, la quale tagliamo con il coltello di alluminio che abbiamo fatto in uno dei video precedenti. Ora, se si guarda una patata al microscopio, ha un aspetto piuttosto interessante, sotto forma di queste palline di forme diverse. Questi sono, diciamo, contenitori che contengono liquido e altre cose. Ora vi mostreremo una cosa. Mettiamo una goccia di iodio sulla patata. Lo iodio si diffonde rapidamente sulla superficie della patata e dopo un paio di secondi c'è una reazione che forma piccoli punti neri nel punto di contatto. Guardiamo attraverso il microscopio e lì tutte le cellule della patata sono nere. È come se fosse caviale nero. Abbiamo scoperto che sono particelle di fecola di patate che reagiscono con lo iodio e diventano di un colore viola scuro. Ci siamo imbattuti in una foto su internet con la presunta sabbia marina al microscopio, dove vediamo che consiste in piccole conchiglie diverse. Non può essere vero, perché i granelli di sabbia possono in qualche modo essere visti a occhio nudo. E io certamente non ho visto nessuna conchiglia. E ora è arrivato il momento di vedere com'è realmente. Sì, la foto è purtroppo un'altra bufala e non ci sono conchiglie. Ma amici, la sabbia non è poi così semplice. Guardate, quasi ogni singolo granello è quasi trasparente. È come se fossero solo pezzi di vetro e non c'è da stupirsi, perché il vetro è fatto di sabbia, se non sbaglio. Forse in uno di questi granelli di sabbia c'è qualche antica creatura marina, chissà. Ma quando abbiamo acceso la speciale illuminazione viola, i granelli di sabbia ci hanno sorpreso ancora di più. Cominciarono a riflettere i raggi di luce e irradiare tutti i colori dell'arcobaleno. Guardate la bellezza! Eravamo quasi certi che la sabbia è costituita da piccoli ciottoli e non vedremmo nulla di interessante. E invece che sorpresa! Molti hanno chiesto di guardare il filtro di una sigaretta normale prima e dopo l'utilizzo. Diamo un'occhiata, è facile. Il filtro non è costituito da una spugna, ma da centinaia di piccoli bastoncini intrecciati tra di loro. E nel taglio questi bastoncini non sono tondi, ma a forma di tre stelle. Deve essere stato fatto in questo modo perché abbiano una vasta area di superficie nella quale passeranno sostanze diverse. Ok, ora dobbiamo fumare una sigaretta, ma io non fumo e anche Cookie rifiuta. Quindi avvolgeremo la sigaretta in un tovagliolo e faremo fumare dal nostro piccolo aspirapolvere. Usciamo per non affumicare tutta la casa e iniziamo il processo. L'aspirapolvere ha una buona trazione, fuma molto rapidamente. Speriamo che il fumo non lo rompa, ma vi dirò che aveva un odore molto forte e ora ogni volta che lo uso la casa si riempie di un delicato aroma di tabacco. Una sorta di aromaterapia. Allora, prendiamo il nostro mozzicone di sigaretta. Anche il tovagliolo! È inzuppato! E al suo posto di solito ci sono la bocca e i polmoni di una persona che fuma. Tagliamo un pezzettino dal filtro e lo mettiamo al microscopio. Come previsto, l'intero filtro è giallo per colpa di varie resine. Ma aspettate, cosa sono queste pietre nere? Come sono finite lì? Dopotutto, prima non c'erano sicuramente. Il filtro in realtà è così così, credo. C'era molta resina sul tovagliolo. E non è chiaro cosa si sia bloccato nell'aspirapolvere. In generale, è meglio non fumare, ragazzi. Le sigarette sono costose, ma la salute lo è ancora di più. Scrivete spesso nei commenti di guardare cose al microscopio che abbiamo già visto, che vi siete persi perché non vi siete iscritti al canale. Alla fine del video lasceremo delle annotazioni sullo schermo per i nostri ultimi 4 video al microscopio, così potrete guardare quelli che non avete ancora visto. Bene, iscrivetevi per non perdervi più video così interessanti. Molti hanno chiesto di guardare la polvere al microscopio e mostrare gli acari della polvere. Bene, se avete chiesto, allora provvederemo. Tuttavia, non sono sicuro che questi segni di spunta saranno presenti.
Ancora una volta prendiamo l'aspirapolvere e ci mettiamo sopra un tovagliolo con il quale raccoglieremo la polvere da vari oggetti dalla casa e persino aspireremo leggermente Cookie. Togliamo tutto dal tovagliolo e guardiamo. Fondamentalmente la polvere è costituita da tutti i tipi di fili e peli che si staccano dal tessuto dei nostri vestiti e dal letto. Ma se guardiamo più a fondo, c'è ancora un sacco di elementi, tra i quali ci sono principalmente particelle esfolianti di pelle umana. Dopotutto, ognuno di noi perde ogni giorno circa 10 grammi di pelle cheratinizzata. È come qualche cucchiaio di pelle. E lo facciamo ovunque, camminando per strada, sdraiati a letto e anche visitando un amico. Qui potete vedere chiaramente i campioni di epidermia umana. Volevamo osservare la polvere, ma abbiamo anche visto la pelle al microscopio. E qui vediamo le spore di qualche tipo di fungo o le uova di qualcuno. È difficile per me dirlo, ma non è tutto. Guardando il tovagliolo per un paio di istanti, nell'inquadratura apparve una tale creatura vivente. Si è mossa molto velocemente e non ho avuto il tempo di catturarlo nel telaio del microscopio. Quasi immediatamente è scomparso dalla vista e non sono più riuscito a trovarlo. Non riesco ancora a capire se fosse lo stesso acaro della polvere di cui tutti parlano così tanto. Che tipo di creatura pensi che sia? Mi avete chiesto di mostrare un lembo di pesce al microscopio e abbiamo comprato questo pesce interessante per questo. Guardate com'è carino! Ciao! Anche se esteriormente è un po' strano. Si nasconde sotto la sabbia sul fondo dell'oceano. E sapete, questo è probabilmente il pesce più asimmetrico di tutti i pesci. Dopotutto, ha entrambi gli occhi sullo stesso lato del corpo. Probabilmente perché galleggia da questa parte. Dall'altra parte è completamente bianca e non ha affatto occhi. Solo un simile embrione del terzo occhio o qualcosa del genere. Forse a causa del fatto che questo lato sfrega contro la sabbia mentre nuota. Probabilmente è fuggito dall'altro lato nel processo dell'evoluzione l'occhio. C'è una pelle così brufolata. Molto simile alla pelle di una rana. E il colore grigio gli è dato da tali puntini sulla superficie. A causa di questo colore si fonde con la sabbia sul fondo del mare e diventa invisibile alle sue vittime. Una creatura molto interessante. Peccato che non possiamo vederlo all'interno.